Isola dei famosi, egoisti e cioccolato. Quando hanno vinto la cioccolata e lo zucchero, ho pensato che almeno avrebbero diviso la cioccolata con tutti gli altri e avrebbero fatto festa insieme. E invece nessuno ha fatto la proposta di dividerla. Ma come? Io ci ho pensato e loro no? Perché? Tutti ci hanno pensato. Non si trattava di farina o di lasagne, si trattava di cioccolato, roba dolce. Poca, sì, ma roba dolce. Nemmeno un quadratino a testa gli hanno regalato. Qui non si parla di sopravvivenza, quella vera. Si tratta di pochissime calorie, facilmente recuperabili, eliminando tanti sprechi di parole e bagni. La Nina, che qualche tempo prima si era ricordata della fame nel mondo, non ha visto il bisogno di zuccheri vicino a lei. E la Brigliadori ha messo in cantina tutti i buoni propositi di fratellanza di fronte alla rinuncia di una metà di un quadratino di cioccolato. Tutti colpevoli in ugual misura, tutti d'accordo senza nemmeno tenere in considerazione i loro fratelli più deboli. Ripeto, era solo un quadratino. Ecco cosa può fare l'egoismo collegato al corpo. La loro nobiltà, il loro spirito di fratellanza è stato zittito da un semplice quadratino di cioccolato. Il piacere del corpo ha dominato lo spirito. Immaginate ora quanto è fragile l'essere umano. E se andiamo a osservare altri aspetti della caratteristica umana e ci mettiamo di mezzo l'istinto sessuale, possiamo renderci conto di quanto poco nobili siano tutti gli uomini.